Allora, questa sera presentiamo il libro di Filippo Fidini che è accanto a me, da un titolo abbastanza emblematico, perché suscita subito la curiosità dei restanti, anche delle persone che lo sentono, Il mitore metallico di una vita. Ed è il suo primo romanzo edito. Sì. Ha scritto anche altre cose, perché ognuno di noi ha le cose scritte nel cassetto, però... Qualcosa però, nel cassetto c'è sempre. Sempre, però ufficialmente è primo. Pubblicato è il primo. E dunque, oltre al titolo appunto così emblematico, c'è una sorta di aforisma, proprio in copertina, che dice: un metallo che trafigge, l'acre sapore del dolore, il tempo di una vita che scorre, l'eterna lotta tra Eros e Thanatos. E ora poi ci spiegherà. Allora, è la storia di un uomo dei nostri giorni che ha un nome particolarissimo, si chiama Athos. E ovviamente con tutte le sue paure, le sue contraddizioni, però aspetto positivo, anche le sue speranze, i suoi sentimenti e una sua sensibilità che nasconde sotto una scorza di finto duro, come poi devo dire fanno la maggior parte degli uomini, perché gli uomini devono avere, no? Questo aplomo, questo atteggiamento da macio, come si può dire. È un libro originale, sicuramente, a me è piaciuto moltissimo, io difficilmente quando faccio le presentazioni, a parte quasi cioè, dico che mi piace, invece questo libro mi è veramente piaciuto, e descrive gli stati d'animo del protagonista attraverso la voce narrante. Perché dico che mi è piaciuto? Perché normalmente la tematica e la parte che prende molto di Athos, che è il fatto che lui deve morire, normalmente è una cosa che mi lascia scioccata e mi fa chiudere il libro. In questo caso invece sono andata avanti perché lui ha una malattia incurabile, ma non per questo smette di vivere, anzi vive ancora più intensamente. Un libro particolare perché ci sono pochissimi dialoghi, altra cosa che mi ha colpito, perché normalmente nei libri uno comincia a parlare di tutto quello che parla, invece è molto descritto negli stati d'animo, negli atteggiamenti, eccetera. E quindi i dialoghi sono proprio limitati alle parti essenziali. Ecco, perché questa scelta? Ti trovi meglio nel fare dialoghi o è stata una scelta legata alla tematica del libro? Diciamo che sicuramente sarà una scelta legata alla tematica, nel senso che, come hai detto te giustamente, è un disperato che trova una forza interiore per continuare e non lasciarsi travolgere dalla disperazione, dalla morte subitanea, immediata. Quindi il flusso di coscienza, la forza la dai da se stesso, anche da quello che gli succede, ma sicuramente da se stesso. Quindi il flusso di coscienza è il modo trainante del libro, più che i dialoghi. I dialoghi solo quando è necessario, parlare. Sì, devono dialogare, si devono capire, certo. Devono interpretare. Ma il flusso di coscienza è quello in cui si accende il romanzo, continua e dopo anche si spegne. Il flusso di coscienza è il modo, in questo caso per lui, per perpetuo, per cui vuole continuare a vivere, vuole continuare a essere parte attiva di questo mondo e non lasciarsi implodere dal problema che ha contingente. Allora, le descrizioni dei personaggi non sono poche, sono molto accurate e anche il tratteggio della loro personalità, quindi del loro atteggiamento, dei loro rapporti interpersonali. Ecco, li hai inventati o ti sei ispirato a personaggi che non ci dire, che sono, che conosci? Beh, quindi... la cosa facile e intuibile è Athos, sappiamo tutti chi è, e quindi un certo ricordo degli anni passati miei. Lamberti in onore di Giorgio Scerbanenko, con cui diciamo che sono quasi cresciuto a leggere romanzi e gialli e quant'altro. Dentro ci sono due personaggi molto negativi e l'ho voluto chiamare ricordando il segno del comando, sono Vidali e Baldassarri. Questo è come eco che mi è rimasto dentro nel tempo. Volevo leggere questa di... in questa stagione calda penso a te, la tua nudità, il tuo collo, il tuo polso, il tuo piede sdraiato sul divano come una rondine bianca, quello che mi dicevi. In questa stagione calda penso a te, non so che cosa penso di più, quello che vedevo con gli occhi, il tuo collo, il tuo polso, il tuo piede nudo, oppure quello che mi dicevi donandoti a me.
in questo calore giallo penso a te, in questo calore giallo in una stanza d'albergo, pensando a te, mi spoglio della mia solitudine, che somiglia a me.